Di Maio, cosa fai per l'Ilva? La chiudete o no? Di tutto, risponda, dire, Di Maio. Prima di tutto voglio dire. Sull'Ilva cosa fate? Non c'è bisogno di urlare. Dica sull'Ilva cosa fate? No, mi deve rispondere. Tenga la deontologia professionale. Cosa fate sull'Ilva? Avete cambiato idea? Importante. Avete cambiato idea? Fermi, andiamo avanti. Mi deve rispondere sull'Ilva. Avete promesso la chiusura. Hai cambiato idea? Per dirvi, ci sono tante sofferenze, però noi... La sofferenza dei malati di Taranto, dei malati di cancro, l'Ilva cosa succede? I principi generali che sono... Sull'Ilva vogliamo risposte, ci sono i malati di cancro, lo sa, io mi opero un comizio. Di Maio, cosa fai per l'Ilva? La chiudete o no? Di tutto, risponda, dire, Di Maio. Prima di tutto voglio dire. Sull'Ilva cosa fate? Non c'è bisogno di urlare. Dica sull'Ilva cosa fate? No, mi deve rispondere. Tenga la deontologia professionale. Cosa fate sull'Ilva? Avete cambiato idea? Importante. Avete cambiato idea? Fermi, andiamo avanti. Mi deve rispondere sull'Ilva. Avete promesso la chiusura. Hai cambiato idea? Per dirvi, ci sono tante sofferenze, però noi... La sofferenza dei malati di Taranto, dei malati di cancro, l'Ilva cosa succede? I principi generali che sono... Tranquilli. Sull'Ilva vogliamo risposte, ci sono i malati di cancro, lo sa, io mi opero un comizio. Come vedete il comizio è finito, avrei voluto avere risposte da Di Maio sull'Ilva, sono stato costretto a interromperlo due volte e come vedete non ha risposto. Questo è il governo del cambiamento, il governo che non vuole cambiare niente. È un governo che costringerà ancora i tarantini a morire, perché tenere l'Ilva in piedi significa far morire i tarantini e né il Movimento 5 Stelle né la Lega parlano più di chiusura dell'Ilva.